working è uno strumento che in qualche modo è nato per conciliare vita lavorativa e vita privata. Tra l'altro, in tempi di Covid, lo smart working si inserisce in un contesto economico-sociale già ansiogeno, di distanziamento. Per qualcuno ha comportato una maggior fatica. La didattica a distanza, diciamo che ci è caduta addosso all'improvviso, non eravamo preparati minimamente ad affrontarla, ma è una sfida che noi abbiamo raccolto, dove ciascun docente ritengo sia andato al di là dei propri limiti e questo nell'interesse di chi avevamo davanti, cioè i nostri bambini, i nostri ragazzi, non li abbiamo fatti sentire soli. Dal punto di vista economico ha inciso per quanto riguarda l'acquisto delle strumentazioni necessarie. E abbiamo avuto l'impatto economico che hanno avuto tutti quanti dal punto di vista della resa dei profitti, ovviamente, e dal punto di vista della resa delle persone, devo dire che seppur è stato complicato capire come, diciamo, controllarle anche da remoto, in maniera che svolgessero le loro attività in maniera compiuta, però, insomma, si sono dimostrati tutti all'altezza della situazione. Sicuramente cambia un aspetto sociale, nel senso uno comunque, soprattutto in un'azienda come la sua, sa che solo nella palazzina siamo una cinquantina di persone, è chiaro che tutti i giorni ti incontri con delle persone, scambi parole anche da un punto di vista lavorativo, cosa che da casa da solo è più difficile. Certo c'è il telefono per contattarsi, ma è una cosa diversa, più impersonale, insomma. Perché si parla di, appunto, di sindrome di affaticamento? Perché stare sempre online con altre persone è un po' come stare su un palcoscenico. E questo per qualcuno quindi crea anche una certa dose di ansia. È richiesto anche un maggior sforzo in termini di attenzione e di concentrazione, soprattutto per quello che riguarda la comunicazione non verbale.